La mia voce non è abbastanza forte per raggiungervi tutti e tutte, ma ecco, io credo che nel nostro paese ci siano troppe persone invisibili. Noi sappiamo che il razzismo deriva dall'ignoranza e deriva dal fatto che a molti fa comodo, a molte persone fa comodo che ci sia questa ignoranza, che ci sia questa paura della persona diversa, diversa in che cosa? In quello che non conosciamo, quello che non sappiamo ci fa paura. E allora segue il razzismo. Ma di comportamenti aggressivi che costringono le persone all'invisibilità, ce ne sono molti. E così è ancora più grave quando le persone diventano invisibili alle istituzioni e diventano invisibili alla coscienza del paese. Sono invisibili gli schiavi, e non dico la parola con leggerezza, gli schiavi che raccolgono pomodori al sud o che raccolgono la frutta al nord. Sono invisibili le persone sfruttate perché viene negato a loro ogni diritto. Sono invisibili i morti da lavoro, caduti in una guerra quotidiana che non ha bandiere e non ha funerali di Stato. Sono invisibili anche i bambini e le bambine che nascono senza permesso, e per fortuna che i bambini non chiedono il permesso per nascere. Sono invisibili quei carcerati, quelle donne e quegli uomini che sopravvivono in attesa di una giustizia che non arriva mai. E sono invisibili anche 10 persone che a Genova sono state individuate come la causa di tutto. Sono 10 manifestanti che pagheranno, loro pagheranno per i carabinieri che hanno aggredito e violentato un corteo che era stato autorizzato. E questo lo dicono 2 sentenze, non lo dico io, 2 sentenze del tribunale. Per la polizia, che ha la polizia di Stato, che è qui presente e che ha spaccato impunemente teste e costole e denti e ossa, ma che non è stata processata. Pagheranno quei dieci per i danni provocati alla città da chi? Da chi non ha voluto, da chi non ha saputo, ma soprattutto non ha voluto organizzare l'ordine pubblico a Genova. Pagheranno anche per chi ha torturato all'interno di una caserma. Pagheranno per la falsa testimonianza dell'ex questore Colucci. Ma se Colucci ha testimoniato il falso, per chi lo ha fatto? Per chi? Forse per l'allora capo della polizia De Gennaro, però De Gennaro è stato assolto. Ecco, quei 10 pagheranno con 10, 12, 15 anni di carcere. Vi sembra giusto? E quanti invisibili tra i vostri
compagni e compagne di lavoro, quanti invisibili sono in carcere. Anche Carlo Giuliani è un invisibile, perché non ha avuto neanche diritto ad un processo. Diceva giustamente qualcuno prima in un intervento: non c'è razzismo contro chi ha la pelle di un colore diverso, c'è razzismo contro i poveri, gli sfruttati, i deboli, e gli oppressori sono sempre gli stessi. E allora è per questo che, come è stato detto giustamente anche prima, tutti insieme, tutti e tutte, dobbiamo rendere visibili le persone e i loro diritti e rivendicare insieme quei diritti, uniti.